Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Questa partitina, questi 14 gol l'hanno soddisfatta, si è divertito, 4 gol di Miccoli, che ha avuto il tempo poi alla fine di parlare fitto fitto con lei. Cosa vi siete detti? Ti stavo rispondendo male. No, erano comunicazioni interne. No, ma chi abbia colloquio con i giocatori qua è il motivo per cui sono qua, perché dobbiamo conoscerci di più, dobbiamo capirci di più, dobbiamo togliere equivoci, dobbiamo capire programmi, insomma sono qui anche per stabilire con la squadra certamente un rapporto più personale, più intenso, no? Ed è utile essere qui per questi motivi. La partitina è la partita d'estate, quindi una cosa che ho visto è che applicazione, intensità, concentrazione in tutti e due i tempi, questo fa piacere, cioè si vedono ragazzi che lavorano con attenzione, con volontà, cercando di capire, cercando di crescere, di migliorare. Se, è la prima impressione, ma è positiva sotto questo aspetto, chiaramente. Il resto poi sono considerazioni diverse, poi le fa l'allenatore con voi, l'allenatore con i ragazzi soprattutto. A me interessava vedere qual è l'approccio al lavoro sotto il profilo di una gara, che non è mai un aspetto ludico, ma un aspetto, diciamo, che serve a migliorare, a crescere. Ho visto attenzione e questo mi fa piacere. Fronte mercato? Domanda a piacere. Sul fronte mercato? Non so che dobbiamo fare. Facciamo portiere. Guarda, il mercato, voi sapete, diciamo così. Il mercato, voi sapete, noi abbiamo degli obiettivi precisi, stiamo ovviamente regolarizzando le posizioni di questi giocatori che più volte abbiamo parlato, stiamo cercando di velocizzare al massimo le pratiche che servono a completare il trasferimento, e penso ci riusciremo, insomma, in brevissimo tempo. Mi piace Balzaretti, sono due giocatori del Palermo, come gli altri, sono Tomigliaccio qui che lavora, Balzaretti è in permesso, è un giocatore, abbiamo parlato tante volte, io Migliaccio non vedo nessun problema, salvo che non ne crei lui, nel senso che ha intenzioni diverse da quello che vestire la maglia del Palermo, per noi è un giocatore importante, e se sta con noi siamo sicuramente contenti. Ma le voci sono fatte per tenere in piedi il calciomercato fino al 31 agosto, però una telefonata alla Sampdoria a noi non è stata fatta, l'ha detto anche Sensibile, e è quello che risulta a noi. Per ora non c'è stato nessun esplicito interesse della Sampdoria sul giocatore. Se poi si aspetta all'ultimo di mercato per tentare qualcosa, insomma, non è Migliaccio un giocatore che può essere così. Può avere una trattativa su Migliaccio il Palermo in questo modo, quindi è un giocatore, ripeto, da noi sono contenti se sta bene, se è contento di stare, se manifesta cose diverse ne parleremo, e ne parleremo con gli eventuali interlocutori. Ma lui non l'ha mai inventato. È un calciatore che ha per caratteristiche temperamentali, professionali, morali, uno spessore, e quindi va trattato un giocatore di spessore. Ripeto, a noi fa piacere se rimane, se vuol cambiare o se ci sono delle trattative, ci saranno. Per ora non sono state esplicitate, ho parlato più volte con il suo procuratore e non mi ha manifestato urgenze di trasferimento o quant'altro. Scusate, abbiamo bisogno del microfono perché sei via. No, solo per capire, se no vorrei fare. Quindi prima Carlo Migliaccio, il fatto che stasera sia stato schierato centrale può significare che il Palermo ha bisogno di un altro difensore centrale? Può significare che Migliaccio gioca bene da centrale, gioca bene centrale di centrocampo, gioca bene esterno di centrocampo, cioè che è un giocatore duttile importante. Allora, può giocare in tutti i ruoli. Credo che la prima partitina non possa fare test in nessun modo, salvo a confermare la utilità di un giocatore importante. Zamperini aveva detto solo uno dei due tra Migliaccio e Balzaretti andrà via, stando alle tue parole, quindi va via Balzaretti. Ma io non è che assolutamente il Presidente ha detto solo uno rimarrà, per noi possono rimanere tutti e due, non c'è la necessità che uno dei due vada via, non è più assoluta, non c'è la necessità che uno dei due vada via. Sono certo, se Balzaretti d'improvviso
viene colpito sulla strada di Parigi, allora noi c'era già stato qualcosa. Se per Balzaretti manifesta, essendo all'ultimo anno di contratto, particolari ambizioni di giocare una squadra di grande rango, non considereremo questa cosa. Per ora Balzaretti ha detto che vuole stare con noi, questo è quello che sappiamo noi e quello che, per cui si sta parlando anche di una possibilità di rinnovo, che ovviamente è un argomento che verrà affrontato a tempo debito, non ritenendo questo di mercato e quello, diciamo, del ritiro il momento migliore per parlare di rinnovo di contratto attuale. Queste posizioni si rivedranno poi a settembre, quando un po' le acque sono calmate e possiamo affrontare questo tipo di argomento. Ma anche su Balzaretti non ci sono state richieste? Balzaretti mi pare che c'è un grosso interesse in generale, c'è l'attività ovviamente normale del suo agente che fa sondaggi, probabilmente raccoglie anche possibilità di, però quello che risulta a noi è una richiesta ufficiale del Napoli, che il presidente ha sempre, non ha mai nascosto, però non mi pare che il giocatore al momento abbia evidenziato gradimento per questo tipo di soluzione. Quindi ripeto, non sono giocatori che per forza devono andare via, ci sono giocatori che potrebbero chiedere per motivi loro di trasferirsi, e naturalmente il Palermo sta a considerare con attenzione queste cose. Sono giocatori molto importanti. In generale poi io dico sempre che sono meglio 11 buoni giocatori motivati che 11 campioni immotivati. Questa è una cosa di carattere generale, però questo problema noi per il momento non lo avvertiamo, non l'abbiamo. Poi se avvererà, c'è un mese e 40 giorni ancora di mercato, vediamo, siamo abituati a questo tipo di situazioni, no? Russo, poi se c'è l'ultimo. È il calcio che è dinamico, no? Il mercato è dinamico, vediamo. Direttore, all'epoca ha detto stiamo perfezionando un colpo. Stiamo perfezionando le operazioni che abbiamo sempre detto, e chiaramente quella di Rios e quella di Dybala le stiamo perfezionando. Ci sono passaggi internazionali che hanno bisogno comunque di particolari passaggi, no? Pur essendo, diciamo, nella ratio già assolutamente definiti, però i dettagli fanno il tutto, quindi per avere il tutto bisogna anche limare e perfezionare tutti i dettagli. Invece per arriviamo all'Inter, con l'Inter alla fine. Ma il problema, allora, il Palermo nell'operazione Viviano Della Rocca ha trovato un accordo con la Fiorentina per il prezzo di due giocatori che, essendo in compartecipazione, non potevano avere altro tipo di trasferimento, no? Perché se sono in comproprietà devono andare in prestito. La Fiorentina, abbiamo definito tutti gli accordi, abbiamo siglato i contratti, però per essere, diciamo, operativi, esecutivi, anzi meglio, questi contratti hanno bisogno del placet del Bologna, che non ha problemi a darlo, e dell'Inter, che nel corso dell'operazione Silvestre ha sempre assicurato che non ci sarebbero stati problemi per il trasferimento in prestito di Viviano, salvo cessione all'estero a titolo definitivo. Se sono all'estero non se ne parla, Viviano ha piacere di giocare alla Fiorentina, noi siamo contenti se lui si esprime alla Fiorentina, perché certamente è un giocatore che ha un valore patrimoniale alto e che noi vogliamo considerare, facendo esprimere al meglio possibile. Se l'Inter ha ripensamenti rispetto a quanto aveva nel corso dell'operazione Silvestre più volte fatto capire, che i problemi non ce n'erano per un eventuale prestito, ce lo dirà. Se l'Inter cerca altre soluzioni tra noi, Fiorentina e Palermo, io direi, in particolare, come dice il Presidente, in particolare con la Fiorentina, che poi deve utilizzare il giocatore, beh, questo non ce lo dirà, vedremo. In queste ore stiamo cercando di superare questo impasse, perché insomma, comunque due calciatori hanno bisogno poi di allenarsi, di partire con la squadra di appartenenza nuova, eccetera. Se poi ci sono impedimenti assoluti, dalla prossima settimana rivedremo la situazione. L'ultima, per piacere, William. Direttore, volevo chiedere una cosa su Dybala. Diciamo che su? Dybala, il giocatore, diciamo, secondo le ultime notizie, insomma, finalmente sembra quasi che questa
si sia trovato un accordo in qualche modo per risolvere la questione. Ma ci può spiegare? Posso dire che non le posso spiegare. Ho detto però già in particolare non possiamo fare trasferimenti, no, perché rincoinvolgono più persone, quindi non è corretto parlare. Ho sempre detto, da parte dell'Udinese a Palermo il problema non c'è stato mai. Non è c'è stato mai da parte del calciatore un no al Palermo, una preferenza per altre società. C'era da sistemare vari passaggi che coinvolgono vari soggetti, probabilmente da riequilibrare nel sistema delle risorse messe a disposizione del Palermo determinate situazioni che stiamo cercando di portare a compimento e poi tutto sarà ufficiale. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.